Ciao ragazze, vi avevo chiesto su Facebook se volevate vedere prima il video Mi preparo con voi, con un trucco tutto minerale, oppure se volevate vedere prima il video haul degli acquistini che ho fatto da Kiko. E moltissime volevate vedere questi qui. E quindi iniziamo subito, ahimè ho fatto danni, mannaggia me. E mi sono innamorata della collezione La Vie Orientale. C'è qui, Angolina. Eccola, ciao, ti puoi vedere ogni tanto? Dai, salta sul letto. Vabbè, è VIP lei, è VIP, non si fa vedere. E niente, mi sono innamorata di questa collezione. Quando l'ho vista inizialmente su internet, no, come al solito non mi ha colpito, perché poi io li devo vedere dal vivo i prodotti. Invece, insomma, quando sono andata direttamente al negozio, sono passata una volta e mi ha colpito un sacco, soprattutto i blush in crema però, e altre cose, e non ho comprato niente. Alla seconda volta che sono andata, purtroppo o per fortuna, vabbè, purtroppo per il mio portafoglio, ho comprato alcune cose. Ora vi faccio vedere. Allora, della Lavish Onesta. E anzi, alcune cose le ho anche indosso in questo video, così vi faccio vedere anche la resa com'è. Allora, secondo me il pezzo forte di questa collezione sono assolutamente i blush in crema. Questi qui che sono i Pure Pleasure Creamy Blush. E hanno una texture, secondo me, innovativa, che non ho mai visto finora. Non ho provato tantissimi blush in crema, però tutti quelli che ho provato non mi hanno soddisfatto mai al 100%. Questo ha una texture particolare perché è cremoso al tatto, ma quando andate a stenderlo, immediatamente diventa polvere, ma allo stesso tempo non è polveroso e si sfuma benissimo, si uniforma perfettamente con la pelle. Io ce l'ho su ora e come vedete è molto molto naturale. Io ho comprato lo 02 Rich Rose, ero molto indecisa se comprare lo 01 o lo 02. Mi piace tantissimo lo 02, che è questo color sabbia, però sono contenta di aver preso questo perché lo 01 aveva dei piccoli brillantini, che io odio brillantini, odio a maggior ragione quelli di Kiko e sui blush li odio proprio, quindi magari in saldo ci farò un pensierino. Comunque, solita pochette. E che voglio dire, io non le butto, ho ancora due della Chic Chalet. Quando ne avrò un po', pensavo di cucirle tutte insieme, fare una sorta di portatasche, qualcosa del genere. Quindi non buttatele perché comunque possono essere sempre utili, dato che le paghiamo. Ecco, blush, questo qui. Sono 6 grammi e una scadenza di 18 mesi. Non è molto grande, dai video sembrava una cialda gigantesca, invece è piccolino. E il colore è questo. È questa sorta di boh, non riesco a capirlo neanche io. Rosa mattone qui, però come vedete sfumato è veramente molto naturale. Vedete? Ne basta poi pochissimo, veramente pochissimo. È veramente un piacere sfumare. Adesso io ne ho messo anche tanto e si sfuma, che è un piacere, veramente. Qua ne ho messo tanto. La cosa che mi piace è che è anche modulabile, quindi io ne ho messo veramente pochissimo e l'ho applicato con il pennello due fibre. Secondo me l'ideale è applicarlo con uno di questi pennelli due fibre. È particolare, perché per esempio non è appiccicoso. Io ho i blush in crema, quelli di Essence che ho preso. Ma sono un po' oleosetti, sì, si stendono bene, c'è lo specchio, vedete? Si stendono bene, eccetera, però sono un po' appiccicosetti, un po' oleosetti. Avevo anche il Bloom Blush di Kiko, della collezione Blooming Origami, che non ho più, perché l'ho venduto. Spero che arrivi presto a destinazione. Non mi piaceva la texture, un po' duretto, difficile da stendere, difficile da sfumare.
tutta un'altra storia con questo qui, quindi questo sono 9,90 euro, ma spesi benissimo. Io tra l'altro l'ho messo su con fondo minerale cipria e un pizzico anche di terra, quindi come vedete non ha fatto assolutamente macchie. Il problema anche dei fardi in crema è che ti devi ricordare di metterlo prima rispetto alla cipria o ai prodotti in polvere. Con questo non c'è assolutamente problema perché, come vi ho detto, ha una texture particolare. Quindi complimenti a Kiko perché veramente questo secondo me è il pezzo forte della collezione. Non so quanto possa valere questa cosa che ho detto, dato che io sono una drogata di blush, però essendo una drogata di blush, sono anche una che esige molto dai blush, quindi vi posso, cioè, vi dico che questo qui ne vale veramente la pena. Mi piaceva molto anche lo 05, lo 01, erano molto carini, ci farò un pensierino sicuramente in saldo. Un altro pezzo forte secondo me della collezione sono i rossetti, hanno una texture ottima secondo me, molto tutti opachi, molto morbidi e secondo me molto resistenti. Io ho comprato lo 05 Dark Salmon, che è quello che indosso, e si seccano subito, sono una sorta di tinte per labbra barra rossetti, per questo mi piacciono molto. E si seccano subito, quindi hanno bisogno sopra di un balsamo, sia sotto che sopra, secondo me, di un balsamo oppure anche di un gloss, magari trasparente. Infatti, volevo mettermi un gloss trasparente, ma non ho un gloss trasparente. Vabbè, come si fa a non avere un gloss trasparente? Cioè, solo io. Quindi, questi sono i rossettini. E il Dark Salmon è questo qui, particolare come colore, non so, non lo definirei proprio un salmone, forse, boh, un salmone scuro, appunto, Dark Salmon. Ed è questo qui. E così è sulle mie labbra. Bello, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace tantissimo, mi piaceva. Ho deciso di prendere questo qui perché come colore non avevo nulla di simile. Ho pochissimi colori, diciamo così, nude. Non è proprio nude, però ho colori un po' di questo genere. Bellissimo anche lo 06 Light Plum, anche quello sul rosato. Poi ci sono anche due rossi, uno più sull'arancio, uno più sul rosso. C'è uno più sul blu. Bellissimi, costano 7,50 euro. Secondo me non è neanche eccessivo come prezzo per i rossetti. Ne vale secondo me la pena, poi ovviamente sono tutte mie impressioni, ma vi farò più avanti sapere la durata effettiva, eccetera, di tutto, ovviamente. E della collezione infine ho preso queste due matite, le Smoky Eye Pencil, perché mi hanno affascinato un sacco i col due colori, uno è quello che indosso, che è appunto questo qui, che è lo 03. Cacchio, si sta angolando. Lo 03, che è una via di mezzo, è particolarissimo come colore. Infatti tra tutte le matite, se volete prendere solo una matita, io vi consiglio questa qua sinceramente, perché ha un colore molto particolare. Non si capisce se è un viola o un blu, è un viola scuro oppure un blu, varia in base alla luce. Ed è molto molto, questa è solo una passata, molto morbida, molto grassa, molto sfumabile. Ha dietro il pennellino che io ho utilizzato, che mi piace perché non è quello classico che a pallina, tipo, che non mi piace ed è duro. Questo è veramente molto morbido e si sfuma, che è una meraviglia. Però ci sono i pro e i contro, nel senso che d'estate secondo me queste matite non vanno assolutamente bene perché si sciolgono. E bisogna metterci un buon primer sotto e io adesso l'ho messa all'interno dell'occhio, ma all'interno dell'occhio è già andata via, quindi internamente non vanno bene. Peccato, se no vanno messe, vanno tamponate con un ombretto uguale al colore. La stessa cosa vale sotto, io l'ho messa sotto
Io l'ho un attimo tamponata con la cipria trasparente. Bisogna vedere com'è la resistenza, ecco. Però appunto sono delle smokey eye pencil, quindi vanno proprio bene per essere sfumate, per essere sempre morbide, bellissime. E un bel colore veramente. Poi ho preso il numero 02, che è un verde bosco, anche questo stupendo. Bellissimo questo verde, vedete com'è scuro, troppo bello anche questo. Le volevo far vedere a confronto con queste qui, che erano le Double Glam Eyeliner, le famosissime Double Glam Eyeliner di una vecchia collezione. Vi volevo far vedere che comunque sono diverse. A parte che il verde è un verde smeraldo con i brillantini, chissà se si vede. Mentre questo è un verde bosco matto, il viola, questo qui è molto più chiaro con i brillantini, però anche queste sono morbide, che questo vedete molto più chiaro, questo è viola blu particolare, molto più chiaro, anche queste morbidissime. La differenza è che queste dopo un poco si fissano e non si muovono più, quindi questa sicuramente d'estate va molto meglio. Queste sono le cose che mi hanno colpito di più della collezione. Poi c'erano i famosi chubby stick, io li chiamo i chubby stick, tipo quelli di Clinique, i matitoni per le labbra, però non mi andava di spendere 6,90 euro quanto è per tipo dei gloss. Gli illuminanti in gel, anche quelli sono molto carini, però magari con i saldi. E poi c'erano le acque profumate, non le ho neanche guardate, l'eyeliner in gel non l'ho neanche guardato perché comunque c'è quello di Essence, costa molto meno e va benissimo. E che altro c'era? Basta. Questi qui. Comunque queste sono le cose che mi hanno colpito di più. Ho preso anche i nuovi water eyeshadow, ne ho preso uno e ho preso il 228, che dicono sia identico al famosissimo Greywood che io mi sono persa un po' di tempo fa. E questi costano 8,90 euro, tantissimo, perché se fate conto che 8,90 euro costavano nella edizione limitata, potevano almeno fare secondo me 6,90 euro. Comunque, questo è il 228, è un color tortola. È un color tortola con dei riflessi lilla, viola. Bello. Molto morbido. Questo da mettere su tutta la palpebra mobile, da solo, fare uno bello smoky. Bello. Niente, basta, questo era da Kiko. Poi ho fatto un ordine da Neve Makeup, piccolissimo, piccolissimo, ma ve lo farò vedere nel video in cui mi preparo con voi, perché voglio testare alcuni prodotti direttamente insieme a voi. Questo è tutto, io spero che il video vi sia stato utile comunque nel vedere gli swatch o comunque nel darvi una piccola impressione iniziale. Vi saluto e, anzi, prima di salutarvi volevo far vedere che nel frattempo, asciugo le mani, nel frattempo le Double Glam si dovrebbero essere asciugate, mentre quelle che ho comprato, le Smokey Eyes della Lavish Oriental, no. Quindi facciamo insieme. Oh mamma. Ecco, vedi? Allora, Smokey Eyes, andatevi, cioè sfumate. Queste non si muovono, ma lo sapete perché molte di voi sicuramente le avranno comprate, quindi. E sono tutta impiastrucciata, quindi niente, vi saluto, vi rimando al prossimo video se volete e alla prossima. Anzi, fatemi sapere se avete comprato questa collezione, cosa non vi piace, cosa vi piace, se magari vi ho stuzzicato un pochino la curiosità, se magari prima non vi piaceva, adesso vi piace. Insomma, fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vi volevo far vedere Angolina, che è stata tutto il tempo con me mentre registravo il video, qui vicino, che dorme. Vediamo se lo vedete.
Eccola! Aspettate che faccio lo zoom. Guardatela. Dorme, dorme. Dorme, piccolina, dorme. Ciao, piccolina. Ciao.